Buongiorno splendori miei. Allora, quello che avete appena visto è il riassunto della nostra mattinata. Io e la nonna ci siamo alzate come sempre presto. Tra l'altro, proprio di recente una di voi mi ha chiesto perché ora si alza la nonna. Dunque, io la chiamo tra le 6:30 e le 7. Tante volte io mi alzo un po' prima, però per lei sarebbe effettivamente troppo presto, anche se lei si alzerebbe prima delle 6:30 molto volentieri, perché è una mattiniera, lo è sempre stata. Vi dico solo che quando trascorrevo l'estate con lei ci alzavamo degli orari improponibili per andare in spiaggia e fare le passeggiate nel mare ghiacciato, come le aveva suggerito il medico per migliorare la circolazione delle gambe, ma questo è tutto un altro discorso. Poi le ho dato le medicine e ho controllato che le prendesse tutte. Sapete quanto questo sia importante con la nonna, con la nostra furbacchiona. Poi abbiamo fatto colazione e subito dopo ho stilato la lista delle faccende quotidiane che devo portare a termine oggi. In passato vi ho già parlato dei benefici che le liste quotidiane hanno portato nella mia vita e oggi vi confermo che continuano a portarli. Riesco a gestire sempre meglio il mio tempo, ad avere maggiore consapevolezza, a organizzarmi in un modo che mi piace sempre di più. Quindi tutte le mattine mi ritaglio quei 5 minuti per fare la mia lista quotidiana. È veramente un appuntamento che non manco mai. Poi ci siamo occupate degli animali, la nonna di Silvestrina, la sua cocca, e io poi avevo qualche panno da sistemare, ma proprio un paio di cose. E subito dopo ho bagnato tutte quante le piante, sia in casa che in garage. Questo perché dopo averle spostate con Luca ci eravamo resi conto che avevano tutte quante bisogno di una bagnatura generosa, e quindi stamattina ne ho approfittato. E poi mi sono messa qui a lavorare su questa poltrona dove mi state ritrovando adesso. Tra l'altro sono molto indietro con alcune cose che devo completare e non voglio pensare a quanto sono indietro. L'idea, il piano sarebbe quello di riuscire a completare queste cose entro domani, visto che oggi e domani io e la nonna siamo da sole, quindi vorrei concentrare tutte le mie energie sul computer. Però non so se ce la farò perché è proprio tanto quello che devo finire. Però sto cercando di convincermi che ce la farò, anche se poi quella vocina dentro di me continua a dirmi che non ce la farò. Vabbè, lasciamo stare questa battaglia, che ho al momento a livello interiore e concentriamoci sul momento presente. Adesso, è arrivato il momento di pranzare, quindi ci spostiamo in cucina, vi faccio vedere quello che mangeremo io e la nonna, ma prima accendo la televisione e scelgo il film che inizieremo a guardare oggi. Nell'ultimo periodo ho introdotto la nonna nel mondo dei thriller, ma thriller tranquilli, e devo dire che la stanno prendendo molto. Quindi a pranzo scegliamo un film, lo mettiamo e piano piano ce lo guardiamo. Quando una vedova e suo figlio lasciano la città senza una parola, i genitori del marito defunto partono per trovarli e scoprono un cupo segreto dietro la loro decisione. Mi ispira, vada per questo, uno di noi. Il menù di oggi prevede frittatina realizzata con del risotto alla zucca che mi è avanzato dal pranzo di ieri e zucchine in padella. Abbiamo pranzato, tra l'altro il film che ho scelto sembra essere molto interessante, lo so, è presto per sbilanciarsi in qualsiasi tipo di parere perché ne abbiamo visto un piccolissimo pezzo, manca ancora parecchio alla fine, ma per ora l'atmosfera che si respira in questo film ci piace, quindi andremo avanti a guardarcelo piano piano. Dopo mangiato, ho lavato le stoviglie che avevo utilizzato per preparare il pranzo e poi mi sono riposata un pochino. La nonna si sta ancora riposando, sapete che per lei il riposino dopo mangiato è inviolabile, è sacro. E in genere, più o meno, sempre alla stessa ora, comunque dipende anche a che ora pranziamo, le porto il caffè dopo un po', così lei se lo beve a letto perché le piace berlo lì a letto, bella tranquilla, poi si riposa ancora un pochino e poi si alza. Quindi adesso sistemo le cose che ho lavato prima, preparo il caffè, lo porto alla nonna e mi fermo anch'io di là, nel mio studio perché
Bevo il caffè di là con lei, leggo un pochino e poi mi metto al lavoro. Il piano sarebbe questo. Vediamo un po'. Ho due cose grandi da finire al computer. Una un pelino più piccola, che è quella che vorrei concludere entro stasera, e già stasera avremo una bella conferma, oppure una smentita, sull'efficacia di questo piano. E l'altra, più grossa, vorrei farla tutta domani. La battaglia interiore continua. Non lo so cosa combinerà, mi dà l'idea, cioè io ho l'impressione che quello che vorrei concludere oggi lo concluderò domani sera. Appena messo sulla cena, adesso sono uscita un momento in giardino con i ragazzacci per vedere un po' di luce, prendere un po' d'aria fresca. E che dire di questo pomeriggio? Com'è andato? Bah, tutto sommato è andato bene, perché ho fatto di più di quello che la mia voce interiore pessimista pensava, però ho fatto di meno di quello che la mia voce interiore ottimista sperava. È anche vero che la parte ottimista oggi sperava molto, un po' troppo. E comunque stasera andrò un po' avanti, ma comunque non riuscirò a concludere quello che avrei voluto concludere oggi. Lo concluderò sicuramente domani, ma non domani sera, come avevo pronosticato, e penso domani mattina e poi domani pomeriggio potrò dedicarmi così all'altro blocco e poi finirò, penso, il giorno dopo, più o meno, o quello dopo ancora, non lo so, dipende da un paio di cose che devo fare, ma comunque sono un po' in ritardo, ma se riesco a stare in questi tempi, devo dire, me la cavo abbastanza bene. Questi giorni ho un po' di cose da fare, come avete capito, e di alcune cose non ve ne parlo perché non sono per me. Sapete che ogni tanto mi capita nel campo della scrittura di occuparmi anche di testi che non sono miei, a volte sono stesure, a volte sono impaginazioni, insomma, dipende dalle volte. È una cosa che faccio raramente, ma ogni tanto mi capita. Questo periodo, appunto, mi è capitato, ma ben venga perché abbiamo tanti progetti per i prossimi mesi e quindi per mandare avanti certi progetti ci vogliono anche determinati fondi, quindi ben venga e quando c'è del lavoro è sempre ben accetto. E invece l'altra parte a cui sto lavorando adesso riguarda me, quindi posso un po' parlarvene anche se poi ve ne parlerò meglio quando sarà il momento. E allora il romanzo è pronto, però uscirà un po' più avanti, poi ve ne parlerò. E prima, infatti, prima del romanzo vorrei far uscire un'altra cosa a cui tengo molto, e però sono un pochino indietro, diciamo, ho dei tempi anche lì da rispettare, che vorrei perlomeno rispettare, ci tengo molto perché, diciamo che per questi testi mi sono basata su piccoli episodi realmente accaduti o comunque su caratteristiche, ad esempio, che ho visto in Luca. Vabbè, poi vi racconterò questa cosa, mi diverte, mi piace tantissimo. E niente, mi sta aiutando anche Luca perché ci sarà una piccolissima novità, poi vabbè, la vedrete. E per quanto riguarda questi testi, niente, sono comunque indietro, ma molto contenta. Dunque, da questa mattina non sono riuscita a prendere nemmeno un momento la videocamera in mano perché sono stata al computer tutto il tempo e ho lavorato come un treno. Sono soddisfattissima della concentrazione profonda e duratura che sono riuscita a raggiungere.
Purtroppo non riesco sempre a raggiungere questo tipo di concentrazione, a volte sì, a volte no, a volte una concentrazione più superficiale. Mi piacerebbe riuscire sempre a sprofondare in questo tipo di concentrazione e ispirazione. Anzi, fatemi sapere, visto che so che molti di voi come me lavorano da casa, se avete dei trucchetti per concentrarvi di più, se c'è qualcosa che vi aiuta e avete piacere di condividerlo, mi fate davvero un gran favore perché magari riesco a trovare qualcosa che può essere utile anche per me e anche comunque in generale chi legge i commenti magari può trovare qualcosa di utile per la propria concentrazione. Adesso ho, allora diciamo che per fare un attimo il punto della situazione, quello che non era per me ho finito tutto e sono contentissima, è venuto tutto bene. E soprattutto sono riuscita a mangiare tutto il ritardo che avevo, quindi diciamo noi sappiamo che c'era questo possibile ritardo, che ero indietro, ma ad oggi sono riuscita a portare tutto a termine nei tempi corretti e sono proprio soddisfatissima e sollevata perché sì, anche per il mio lavoro ci tengo, però quando c'è di mezzo qualcun altro mi prendo un impegno, ci tengo ancora di più, quindi ah, sono proprio sollevata. Per quanto riguarda me, sono riuscita a rosicchiare un po' di ritardo, ma ce l'ho ancora un po'. Vediamo cosa riesco a fare nei prossimi giorni, però sono abbastanza fiduciosa. Se riuscissi a mantenere questo ritmo, anche nei giorni futuri, sicuramente riuscirei a, ritornare nei tempi giusti. Comunque, staremo a vedere. Piano piano vi darò degli aggiornamenti. Tra l'altro, adesso ho deciso di fare una pausa perché comunque ero mezza fusa e tra l'altro non so se vedete quanto sono rosse le mie guance. Quando mi concentro tanto, in alcuni momenti divento proprio bollente. Vi assicuro che non ho caldo, anzi, le mani sono pure abbastanza freschine perché ha piovuto fino adesso. Però non lo so, è come se mi andasse a fuoco la zucca. Comunque, per questa pausa ho messo su un po' di tè, così io e la nonna ce lo beviamo e poi stasera comunque devo chiudere il computer un pochino prima di ieri perché oggi veramente non ho fatto nulla, cioè ho fatto solamente l'indispensabile. Infatti, aspettate, non mi ricordo, ok, così sì. Vedete lì ci sono ancora tutti i piatti del pranzo da asciugare e non ho ramazzato, cosa che faccio tutte le mattine e lo farò questa sera. Comunque prima di cena voglio farlo. Com'era prima la mia faccia? Il fuoco, il fuoco. Io non ho mai visto una faccia così, mai. Adesso un pochino va meglio. Meno Ti ho visto che ti sei un attimo spaventata. Ma come il sole non ce n'era, pioveva, vento, mamma mia. Ah, adesso sei normale. Allora, volevo farvelo dire dalla nonna perché prima l'ho vista veramente spaventata per quanto bruciava la mia faccia, ma ho visto rossa, mi ha toccato e per un momento penso che abbia creduto che avessi la febbre, ma no, non ce l'ho. Solo che quando lavoro veramente ci metto tanta passione, quindi magari mi infervoro, nel senso che mi scaldo in base a quello che sto facendo. Comunque adesso, come ha detto la nonna, sono tornata normale. E ho messo in forno la cena, stasera polpette al forno con patate viola. Scusate per il cambio improvviso di inquadratura, ma avevo un po' male al braccio, ho pensato che fosse meglio appoggiare la videocamera sulla sedia, proprio perché volevo fare una piccola chiacchierata con voi, visto che patate e polpette non hanno bisogno del mio controllo per cuocersi in forno e quindi sono un po' più tranquilla. Allora, una cosa di cui mi sono resa conto negli ultimi tempi, è un pensiero che appunto ogni tanto si è manifestato. Attenta Flora che fai cadere la videocamera, ma quanto prude questo sederino, ma quanto prude questo sederino. Le piace tantissimo questa grattata. Comunque, stavo dicendo, non è la prima volta che faccio questo pensiero. Però credo di non averlo mai condiviso qua sul canale, o se l'ho fatto veramente tanto tempo fa e quindi non me lo ricordo più. Comunque mi sono proprio resa conto che ognuno di noi veramente, in modo anche inconsapevole, porta un'energia nella propria casa e che quindi bisogna stare veramente molto attenti alle energie che circolano in casa. Io ora parlo di energie perché mi sembra
termine abbastanza generico e chiaro, però magari ci sono termini ancora più appropriati e specifici per quello che mi sto riferendo, quindi se vi vengono in mente fatemelo sapere nei commenti. E questo l'ho proprio notato perché ogni volta che qualcuno si assenta da casa ciliegia, questi giorni è stato Luca, ma anche la nonna, se vi ricordate, per un periodo era stata da mia mamma, mi rendo conto proprio che l'atmosfera in casa cambia. Ora, non fraintendetemi, sono tutte atmosfere che mi piacciono, sono diverse ma mi piacciono tutte. Mi piace l'atmosfera, l'energia che si respira quando sono da sola, quando sono solamente con la nonna, quando siamo io, la nonna e Luca, quando siamo io solo e Luca, perché siamo persone molto allineate tra di noi, quindi sono tutte energie che si incastrano bene, ma sono energie tutte diverse. Luca veramente, ci pensavo in questi due giorni, regala alla casa un'energia frizzante, vitale, di forza, di come posso dirvi, è difficile da descrivere perché è molto complessa, è piena di sfumature, ha un ritmo incalzante la sua energia, mentre io e la nonna siamo più simili, abbiamo un'energia più calma, più tranquilla. Infatti, per dire, in questi due giorni che siamo state da sole in casa c'era proprio questa atmosfera molto lenta, molto tranquilla. Comunque è un argomento molto interessante, ma in generale, comunque, quando incontriamo qualcuno, secondo me percepiamo tutti l'energia dell'altra persona e capiamo se siamo allineati oppure no. Infatti, dopo un incontro, almeno questo è quello che capita a me, fatemi sapere anche se succede anche a voi, dopo alcuni incontri mi sento motivata, piena di energia, dopo altri invece mi sento svuotata e stanca, ma senza un motivo apparente, semplicemente perché magari in quel momento con quella specifica persona non eravamo allineate. E questo non vuol dire che uno dei due sia sbagliato, semplicemente che in quel momento appunto avevamo come energie diverse che si scontravano. Ora, non lo so se ho fatto un ragionamento che ha senso o ho sconfinato un po' troppo dalla realtà e niente, però ci tenevo a condividerlo e sono curiosa di sapere se anche voi percepite proprio le energie della casa. Sono venuta adesso nello studio di Luca perché devo prendere due cose che mi servono di sotto. Stavo ancora riflettendo sul discorso che vi ho fatto prima e mi sono proprio resa conto, vedete, poi più uno comunque si ferma a riflettere, più saltano fuori argomenti interessanti e mi sono proprio resa conto che io e Luca a livello energetico siamo molto diversi ma complementari, nel senso che in questa casa, in questo momento, le nostre energie servono entrambe e comunque si completano bene. E credo che però questo non sia frutto del caso, ma di un lavoro costante fatto di dialogo, di ascolto, eccetera, eccetera. Perché poi crescendo con una persona, a fianco di una persona, ovviamente si cerca, secondo me, di allinearsi il più possibile in modo che la convivenza sia sempre più bella, sempre più piacevole, insomma, ed è comunque questo un lavoro continuo da fare. Detto questo, mi auguro che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Io devo dire che sono molto felice di averlo realizzato, quindi spero vi piaccia e sono soddisfatta perché non è facile portarvi nel dietro le quinte del mio lavoro. Anche se occupa la maggior parte del mio tempo, sul canale non si vede molto, lo so, però io faccio questo praticamente tutti i giorni, magari divido le giornate, metà registro, metà sto lì al computer, oppure sono momenti più frammentati in base a quello che facciamo e quindi in base a quello che desidero condividere con voi, oppure ne approfitto quando Luca si dedica a dei lavori da solo, insomma c'è sempre, però non è così facile da condividere perché alla fin dei conti sono io ferma davanti a un computer e quindi mi rendo conto che da vedere spesso poi sarebbe un po' noioso, è pur vero che nella mia testa e sulla tastiera, sullo schermo accadono molte cose, ma
di queste cose magari non ne posso parlare, bisogna aspettare, quindi lo mostro poi poco. E per questa ragione sono contenta che invece in questi 2 giorni ho avuto più pensieri da condividere, e quindi ringraziamo questo ritardo, perché se non fossi stata così sotto pressione non lo so se avrei registrato questo video, però mi ha fatto molto piacere portarvi in questa parte della mia vita, che è una parte davvero tanto importante a cui tengo tantissimo, quindi nulla, sono soddisfatta e mi auguro in futuro di riuscire a portarvi sempre di più anche in questa parte della mia vita. Sicuramente lo farò quando avrò cose un po' interessanti da raccontarvi, e nulla, è giunto il momento che io scenda, controlli le polpette e le patate, vi mando quindi un bacio grandissimo, vi ringrazio per aver tenuto compagnia a me e la nonna, e come sempre ci vediamo nel prossimo video.